Salve a tutti signore e signore e soprattutto bentornati nel mio canale. E oggi facciamo piano perché è luna e basta. E volevo fare questo video che probabilmente sarà breve perché volevo solamente dire una cosa che non mi è piaciuta guardando la pupa al secchione, che voglio sottolineare che sto guardando solamente perché c'è la sorella di una mia amica e perché poi di solito non le guardo. Ma comunque, una cosa che non mi è piaciuta oggi nella finale è che abbiamo avuto, come è già successo in una puntata precedente, il perdono. Questo pupo ha urlato contro questa secchiona a sproposito perché non l'aveva indovinato nel gioco, e dopo che lui si è messo lì a sbraitare, a fare tutta la scenata, a non proprio insultarlo, almeno non mi ricordo che l'abbia insultata, però lei a urlare, a dire che era colpa tua, che era una colpa sua, non colpa tua, che era una squadra di merda, che era così, 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 un bordel. È la seconda volta ed in più stava iniziando a far rissa, cioè non rissa, ma a discutere in modo aggressivo con un'altra partecipante. Lui ha detto scusa, ha chiesto scusa, e Pucci dice, prima di tutto, visto che ti sei scusato, ma no, cioè, ok scusarsi, però il problema è che si vede che sei recidivo, e quello non va bene. È come dire, allora va bene il bullismo, scusa, finché non ti picchio, il bullismo va benissimo, perché io ti ho insultato, però poi ti ho chiesto scusa, però l'hai rifatto. Ma io ti ho richiesto scusa. Sì, ma non funziona così. Non è che se una persona insulta un'altra persona e poi gli chiede scusa, basta. O se... Va bene che è un gioco, quindi magari anche la secchiona non voleva far andare via o non voleva avere complicazioni. Però, secondo me, questo è un messaggio sbagliato. Come... È lo stesso messaggio che riceviamo dal collegio, che invece il collegio l'ho visto grazie alle recensioni del Masseo, che mi fanno tanto ridere. Ma il problema è che una cosa che ho visto spesso è che il bullismo non viene punito realmente in TV. Non gliene frega niente a nessuno. Possiamo vedere che spesso abbiamo il secchione della classe nel collegio che viene bullizzato, o che una persona viene bullizzata. Abbiamo avuto nell'ultima, mi sembra, stagione uno che persino lo minacciava di picchiarli, e niente, però non è stato richiamato o niente. Quindi abbiamo questa cosa qui del fatto che le parole non valgono, non hanno significato. E poi io non sono uno che ama il politically correct, anzi penso che il politically correct stia distruggendo la comicità e la televisione. Ma il fatto è che ci sono modi e modi per dire una cosa, perché se noi consideriamo, cioè noi sappiamo quando una persona scherza o quando una persona è seria e ci sta minacciando o cerca di farci stare zitti utilizzando un tono aggressivo. E quindi questa è la differenza. È come dire, guardiamo Rick Gervais, il presentatore Golden Globe, per 4-5 anni, e lui faceva battute che facevano, ogni battuta che faceva, faceva girare tutti gli attori facendogli fare oh, cosa ha detto, roba del genere. Ma lui non lo faceva con cattiveria. Queste sono battute che, dette da una persona che vedi che le sta dicendo col sorriso, dal tono, dal modo, lo capisci. Ma nel momento in cui tu hai una persona che lo dice per farti una frecciatina o per fare... Basta. Oggi stavo guardando un altro programma italiano, Cortesie per gli ospiti, e c'erano le due concorrenti, i quattro concorrenti, che si lanciavano frecciatine, e si vedeva che non erano frecciatine gentili, ma erano frecciatine ostili. Infatti anche i giudici erano lì che facevano battute su questo. Quindi non è tanto quello che si dice, perché io sono, anche io normalmente sono una persona che fa battute che possono anche essere pesanti, però dipende sempre dalla situazione, dipende sempre dal modo in cui lo dici.
Perché se io glielo dico per scherzare, è un conto, se io glielo dico per ferirla, anche se è una battuta, si sente dal tono, dal modo di porsi, perché uno che studia anche... Partiamo dal basso, uno che fa anche un corso di recitazione, che nel senso dal basso, io ne ho fatti i corsi di recitazione, nel senso dal basso, perché non ti dà nessun diploma per capire le emozioni, eccetera, non come uno psicologo o chi studia o anche solamente una persona che ha una laurea in scienze delle comunicazioni. In scienze delle comunicazioni ti spiegano tutte queste cose qui, l'importanza del tono, l'importanza del modo di porsi, eccetera. E quindi sappiamo che il modo in cui lo dici una cosa, il modo in cui ti poni, il modo in cui è importante e non è soltanto quello che dici. Perciò, ecco, questa cosa qui mi ha dato particolarmente fastidio perché mi sembra che non sia neanche la prima volta che Pucci dice: ah, ti sei scusato, quindi no, non funziona così. Perché non credo che... Ci sono un sacco di ragazzini che sono stati insultati su internet, solo su internet, o anche di persona, certo, ma magari mai picchiati, ma solamente insultati, che gli hanno insultati e poverini hanno deciso di togliersi la vita per parole, perché il problema, le parole hanno un peso, come ribadisco, ovvio, non solo le parole, perché la stessa cosa che mi dice un mio amico, magari un estraneo con un'altra intensità, con un altro modo, con un altro obiettivo, la stessa parola mi può offendere. Cioè, è come quando ero più piccolo. Io e mio amico ci davamo gli ciccioni, ma perché eravamo ciccioni? Io pesavo 105 kg, lui pesava anche lui, sarà stato 90 kg, però era più basso di me. E non ci offendavamo perché eravamo amici e poi anche se uno magro, ma era un mio amico, me lo diceva, non mi offendevo. Ma se era magari uno dei ragazzi, un altro dei miei compagni che faceva il bulletto e me lo diceva proprio per offendermi, era una cosa completamente diversa. Quindi, secondo me, io sono qui a parlarvi di questo solo perché penso che questa sia una lezione da fare, non tanto dire no. Non si può dire questo e basta. No, tu lo puoi dire, ma è il modo in cui lo dici, è l'idea, è lo scopo o è la reazione che vuoi avere da ciò che dici. Se è una reazione di battuta, che vuoi farlo ridere o sei lì nello scherzo, va bene, se non si offende. Poi per carità, ci sono volte in cui lo dici in modo scherzoso e una persona si offende, poi bisogna guardare anche se la persona si offende per tutto, allora lì so cazzi suoi. Ma non è che le parole non hanno peso. E secondo me questo, la televisione o persino il web non lo sa. Perché nel senso, basta guardare anche, io ad esempio mi baso sul Masseo, il Masseo che fa le reaction. Lui anche quando magari fa delle battute un po' più pesantine, non credo che nessuno si offendi. Non credo che nessuno si offenda. Perché? Perché si vede che sta scherzando, si vede che non lo dice per offendere, per ferire. E questa è una cosa su cui riflettere. Che vita, eh? E basta, questo è il mio pensiero. Non so se avete visto la puntata o se anche solo la pensate come me, non serve per forza vedere la puntata lì, ma basta guardare anche il mondo di oggi. E in più il tema su cui si sono combattuti la vittoria, Sintony Test, se non erro, che si chiama Io con i nomi sono una ciola, era sulla gentilezza. E più ha vinto proprio questo qui che aveva appena strillato 2 volte alla sua pupa e no, la sua secchiona perché era la secchiona e in più stava per litigare con un'altra secchiona prima. Però quello può anche essere una tattica dello show, quello non lo so. Però comunque non è tanto la parola, ma il modo in cui lo dici.
Eh sì, quindi signori, spero che questo video non è che vi deve essere piaciuto, questa è una mia idea, che può essere sbagliata, che può essere giusta, però questa è una mia idea, non voglio imporvi la mia idea, voglio solamente condividerla con voi. E se avete qualche risposta, potete scriverla nei commenti, senza insultare nessuno, senza... Qui siamo in un canale pacifico, normalmente di make-up e di tutorial, ma anche di vita quotidiana. Quindi, signori, spero di vedervi nel prossimo video. Arrivederci.